Ciao amici, oggi si parla di come scegliere un ruolo. Benvenuti o bentornati, io sono Tiziana e sono una cantante lirica. Partiamo dal punto più scontato, la vocalità. Facciamo una cernita dei ruoli per noi più adatti ed iniziamo studiando su spartito tutte le caratteristiche delle arie del nostro papabile ruolo, per capirne le difficoltà tecniche. Una volta stabilito che siano comode per la nostra voce, analizziamo qualche pezzo d'assieme, duetti, terzetti, dove la voce è più esposta. Le difficoltà saranno proporzionate al nostro livello tecnico, non solo vocale. Dopo l'analisi dello spartito possiamo passare all'analisi dell'empatia con il personaggio. Faccio un esempio per la voce di soprano lirico. Mi sento più Mimi oppure Liu o Micaela. Un esempio per un mezzo soprano lirico potrebbe essere Mi sento più Carmen, Azucena o Cherubino. Una volta individuata la nostra attitudine migliore, dobbiamo capire se abbiamo le physique du rôle o no. Io, per esempio, mi sento Azucena. Ma le persone che mi vedono dall'esterno mi identificherebbero più con una scaltra Rosina o una seducente Carmen. Esempio palese di come ci vediamo, come ci vedono gli altri. C'è anche da valutare l'aspetto dell'età. Nessuno purtroppo darà il ruolo sopranile di Tosca o di Mimì a una giovane ventenne. Ad una Musetta o Serpina, sì. Per un mezzosoprano sarà difficile debuttare una Carmen o una Mneris a 20 anni. Sarà più semplice un ruolo come Lola, Cherubino, Flora. Per iniziare potrete anche puntare a dei ruoli di comprimariato, ma non troppo, altrimenti vi riconosceranno come cantante da ruoli comprimari e sarà difficile debuttare dopo come protagonista. Idem per chi canta molto con i cori. Evitate di mettere troppe esperienze col coro quando poi scriverete un curriculum vitae mirato a fare il cantante da solista. Memo, video per come preparare un CV tattico. E non dimentichiamo l'esperienza sul palco. Un grande teatro, pur amando la vostra voce, è difficile che vi assegni un grande ruolo da protagonista senza che abbiate un lungo curriculum. Tenete a mente quanto sia importante creare un bel lungo curriculum prima di presentarvi a grandi enti. Vi saluto, se vi è stato utile questo video, lasciatemi un like e invitate un amico che credete possa averne bisogno. Lasciatemi dei commenti in modo tale che io possa rispondervi e aiutarvi sulle vostre curiosità o domande. Un bacio, ciao!